Pensai, adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare e gli sparo, perché mi sembrava proprio un giusto finale. Fu un attimo importantissimo, decisivo nella mia vita, perché io capii che mai, per nessun motivo al mondo, io avrei potuto uccidere qualcuno, che io non ero come il mio assassino. E da quel momento sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso. L'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre, quella resa lo scorso 9 ottobre a Rondine, cittadella della pace, arriva adesso in tutte le scuole della Toscana. È proprio il primo grande gesto di gratitudine verso Liliana Segre, che vuole raggiungere i giovani delle scuole e non solo, perché è più che mai necessario, in queste ore lo abbiamo visto, stabilire con forza progetti, alleanze per una cultura della non violenza che elimini l'odio dal nostro paese e dalla società in generale. È quello di favorire la L'obiettivo principale, dunque, è quello di favorire la ripartenza del commercio al dettaglio nelle attività del centro aretino, in un momento in cui l'intero settore sta affrontando una difficoltà. Abbiamo colto l'invito di Rondine a collaborare rispetto a questa iniziativa per cercare naturalmente di allargare con un contenuto di una qualità incredibile, naturalmente perché è una testimonianza viva di una persona che è senatrice, ma insomma è anche ex deportata, la possibilità di arrivare ad un numero importante di ragazzi. Il racconto dell'esperienza della Shoah fatto da Liliana Segre sarà così visto ed ascoltato nelle scuole toscane, un importante segnale di quanto sia vitale far conoscere anche ai più giovani cosa è stato l'Olocausto. Per noi promuovere e difendere la cultura della memoria è sicuramente uno dei pilastri all'interno delle politiche regionali, soprattutto rivolta alle giovani generazioni. Abbiamo il dovere di far sì che ciò che è accaduto non accada mai più e la memoria in questo è il vaccino più potente che abbiamo, per usare il linguaggio di questo tempo.